dispiace solamente dall'orgoglio che sta gente si mortifica ogni giorno per la mano che fa niente, che non tenono coscienza, che non tenono rispetto, come fanno a piglia suono quando la sera rindolette, 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 quando la sera rindolette, 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 quando la sera rindolette. Amici telespettatori e telespettatrici, pensionate e pensionati, buona serata. Siamo di nuovo insieme per parlare di talune cose. Io voglio iniziare questa trasmissione rivolgendomi all'INPS, a questo ente mastodontico, ai suoi funzionari, ai suoi dipendenti, a quelli che accolgono ai loro sportelli gli anziani, i pensionati, gli invalidi, coloro i quali oggi in queste ore stanno ricevendo quelle lettere minacciose di blocco della loro pensione se non provvedono a redigere il RED dell'anno di reddito 2015, cioè l'anno in cui avrebbero dovuto fare il modello 730 o il modello unico, ovvero non nell'anno scorso ma nel 2016, perché voi sapete che i redditi si dichiarano l'anno successivo per l'anno in corso, va bene? E allora non avrebbero, secondo queste lettere, moltissime persone, io parlerei di centinaia se non di milioni di persone in tutta Italia, non avrebbero presentata la loro dichiarazione dei redditi nell'anno 2016. Ed essendo pensionati, oppure essendo invalidi, oppure essendo possessori di assegno sociale, ecco, l'INPS vuole che dichiarino i loro redditi per quell'anno. Io non so se diventerà prassi e quindi l'anno prossimo ancora arriveranno altre lettere di questo tipo per l'anno successivo, cioè 2017 per il 2016. Non lo so, so soltanto che stanno mettendo in crisi tante, tante, tante persone di età avanzata e non è giusto. Vi spiego perché questa mia incazzatura e perché ho recepito da coloro i quali mi hanno contattato o telefonicamente o di persona per esprimermi le loro perplessità e le loro difficoltà. Per poter presentare il modello RED, ecco, quest'anno, quindi presso gli uffici che sono soliti farli, e ai quali si rivolgono i pensionati o si sono rivolti i pensionati negli anni passati, ecco, occorre che certamente ci sia la lettera dell'INPS. Secondo, che i diretti interessati devono procurarsi il PIN dispositivo presso la sede dell'INPS di competenza, e con questo PIN devono rivolgersi a persone di loro fiducia oppure ai GAF e ai patronati, non avendo dimestichezza con i computer e quindi con gli smartphone dai quali si potrebbe anche fare il modello ISEE, per collegarsi con la banca dati dell'INPS e con il cassetto previdenziale. Perché? Perché l'INPS ha stabilito motu proprio che ciascun cittadino deve servirsi del PIN per fare tutti gli adempimenti che vengono richiesti dall'INPS attraverso il loro computer, evitando di andare presso gli uffici che fino ad oggi hanno funzionato a supporto delle richieste che l'INPS ha avanzato.
Ebbene, che sta succedendo? Che ovviamente coloro i quali hanno 50 anni, 60 anni, 70 anni, 80 anni, non sanno utilizzare il computer, non sanno dove mettere mano, non sanno cosa fare, non hanno una famiglia alla quale possono rivolgersi perché gli risolva il problema, che cosa fanno? Vanno al CAF o al patronato di fiducia. Ebbene, presso la nostra sede sono arrivati tanti di quegli anziani, noi abbiamo detto, non avendo la possibilità come CAF quest'oggi, fino a questo momento, di poter operare perché non c'è convenzione con l'INPS in via diretta come è successo per gli anni passati, siamo costretti ad utilizzare, se l'amico anziano che viene da noi vuole che noi agiamo per suo conto, il suo PIN. Se non ce l'ha il PIN, gli stiamo chiedendo di andare. Sapete che cosa rispondono agli sportelli? E qui il mio appello alla dirigenza INPS di evitare che i propri dipendenti che sono al front line, cioè che rispondono agli sportelli, a coloro i quali vanno a chiedere il PIN, di non dire più e di non rimarcare verso gli anziani di età avanzata, va bene, che quel PIN non lo devono far vedere a nessuno, perché sono idioti se continuano a fare questo, perché se l'anziano è andato lì a chiedergli il PIN, ebbene è andato perché ne ha bisogno di farsi fare questo modello RED che loro hanno richiesto. Che significa nascondetevi il PIN? Li state pigliando in giro? Ma come vi permettete di offendere questa gente? Oppure se lo fate in buona fede, significa che non siete informati neanche delle circolari INPS. E allora io, a coloro i quali mi ascoltano e che riceveranno ancora queste lettere, dico: premunitevi del PIN, se lo sapete fare a casa vostra, fatelo a casa vostra direttamente. Se avete bisogno della consulenza e dell'operatività dei vostri CAF e patronati di fiducia, andate lì con il PIN e fate operare coloro i quali sono nei CAF e nei patronati di fiducia, rimarco questo, va bene? Fateli operare perché vi servono, e vi servono anche gratuitamente, è chiaro? E i signori che stanno agli sportelli dell'INPS purtroppo non sanno quello che fanno e che dicono in molti frangenti, oppure hanno fastidio a dare informative agli anziani, va bene? E li distolgono, perché altrimenti, se veramente loro vogliono che non diano i PIN ad altri, facessero agli sportelli i modelli RED a favore degli anziani, perché in questa maniera risolverebbero il problema a molte migliaia di anziani. E veniamo a noi, amici telespettatori e telespettatrici, vedete, questi sono i problemi di fronte ai quali la politica oggi non è stata, fino ad oggi, non è stata capace di intervenire. Cioè, la politica alla quale compete la gestione di tutti questi fatti, perché l'INPS risponde alla politica, e allora se operativamente non riesce a svolgere i propri compiti di istituto e si serve delle strutture dei CAF e dei patronati sul territorio, ha il dovere innanzitutto di rispettare chi va a chiedere agli sportelli le informazioni necessarie, secondo deve rispettare i CAF e i patronati per quell'opera eccezionale che svolgono quotidianamente, mal pagati, mal considerati e non rispettati, nelle affermazioni che molto spesso agli sportelli di questo ente si fanno. Allora, dicevo, è la politica che sta alle spalle. E allora, siccome di politica, amici telespettatori, telespettatrici, famiglie, giovani che siete in ascolto, ebbene, stiamo parlando ormai da quando è scattato il tempo delle decisioni elettorali,
cioè quando il Presidente della Repubblica ha sciolto il Parlamento. Oggi il Parlamento vive perché ovviamente è sciolto per fare, ecco, i grandi provvedimenti, cioè per operare eccezionalmente, deve invece operare oggi soltanto ordinariamente per gli affari di ordinaria amministrazione. Anzi, questo governo che è in carica e che quindi risponde al Parlamento già sta andando oltre i limiti, giustamente, perché ci sono degli affari internazionali che vanno comunque tenuti in debita considerazione e hanno bisogno di essere gestiti. Tanti altri fatti hanno bisogno di essere gestiti. Ora, al di là di tutto questo, il Parlamento è sciolto. Il 4 marzo si andrà a votare per rinnovare questo Parlamento. Si sono fatte delle leggi elettorali, ecco, molto strane. Innanzitutto siamo con un iter che è molto ristretto. Sciolto il Parlamento a fine anno, siamo arrivati praticamente che nel giro di 2 mesi si deve non solo recepire la nuova legge elettorale, ma si deve adempiere a tutte le incombenze che la legge elettorale, quella attuale, richiede, va bene? Anche se si rifà per l'operatività alla legge del lontano 1967, però ovviamente bisogna stare molto attenti. Se la legge non la si incamera, quella nuova, i procedimenti possono essere falsati e si rischia di rimanere fuori dalla competizione elettorale. Allora si va a votare con il proporzionale, si va a votare con il maggioritario, si va a votare sulle liste predisposte dai partiti e si va a votare nei collegi con il candidato che si combatte con gli altri candidati in rappresentanza dei vari gruppi elettorali e dei vari gruppi, ecco, che si presentano alle elezioni. Nei collegi avremo il corpo a corpo, cioè i due candidati, i tre candidati, i quattro candidati, a seconda di quanto saranno le formazioni che presentano le candidature. Ma c'è al fondo di tutto questo una movimentazione di questa legge che certamente è uguale nella gran parte a tutto quello che è avvenuto già precedentemente con le altre leggi elettorali. Però questa legge elettorale è un po' particolare, perché ogni governo, e lo abbiamo scoperto andando a vedere, perché ci hanno costretto a vedere tutto il passato, abbiamo visto che anno dopo anno ogni governo che andava poi a rinnovarsi, ogni Parlamento che andava a rinnovarsi ha fatto una legge con delle modifiche che andavano a vantaggio di taluni gruppi politici. Io non faccio la polemica perché ci stanno i gruppi grandi, i gruppi piccoli, eccetera. Però l'unica cosa certa è che loro hanno comunque penalizzato sempre e comunque tutte quelle persone, quei gruppi, quelle associazioni, quei piccoli partiti che non hanno mai avuto e non hanno spazio, ecco, sui giornali, sui mass media, pur gestendo gli interessi di gruppi di persone residenti sul territorio italiano, va bene? E allora, non avendo mai avuto spazio, mai nessuno li ha chiamati, pur avendo voglia di rappresentare nelle istituzioni gli interessi dei cittadini, dei quali conosce vita, morte e miracoli e tutte le difficoltà quotidiane che questi cittadini, ecco, sono costretti ad affrontare, non hanno mai potuto accedere al privilegio di avere le proprie liste, ecco, candidate e competitrici ugualmente a tutte quante le altre. Perché? Perché quelli che stanno in Parlamento hanno il privilegio di non raccogliere le firme, quelli che non stanno in Parlamento devono raccogliere le firme per presentare le proprie liste, quelli che stanno in Parlamento hanno i loro rimborsi elettorali,
quelli che stanno fuori dal Parlamento non hanno rimborsi elettorali. E allora tutto questo crea una diseguaglianza, un trattamento iniquo tra cittadino e cittadino, tra gruppi e gruppi, tra formazioni e formazioni. Però guardate un po', ascoltateli tutti quanti in questo forsennato iter che è iniziato 7-8 giorni fa e che andrà avanti fino al 4 di marzo, e vedete di chi parliamo, sono sempre le stesse persone. Cambia la loro sigla elettorale, cambia il loro gruppo elettorale, cambia, ecco, il posizionamento nell'ambito delle fazioni politiche in gara, centro, sinistra, destra, centrodestra, centrosinistra, sinistra estrema, non si capisce, vabbè, si capisce, non si capisce, ma comunque sono sempre le stesse persone, va bene, che si posizionano secondo le loro esigenze di rappresentatività e di ritorno in Parlamento. Allora che cosa voglio dire io con questo? I pensionati d'Europa, ecco il nostro contatto permanente che dura ormai da anni e nei quali contatti il sottoscritto ha sempre detto e ripetuto in maniera forte, incazzandosi con calma, eccetera, 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 ha sempre detto: noi, per difendere tutti quanti i pensionati, per dare soddisfazione ai pensionati dal piccolo episodio come quello che vi ho raccontato all'inizio di questa trasmissione, fino alle cose grosse, cioè dare ai pensionati 1000 euro al mese certi e farli uscire dal novero della povertà, farli uscire da questo ambito di povertà nel quale le politiche fin qui praticate hanno buttato, ecco, milioni di cittadini italiani, va bene? È necessario che ci sia qualcuno che realmente e sistematicamente, dal primo giorno che entra in rappresentanza di chi l'ha votato nel Parlamento, abbia la capacità, la forza e il coraggio di difendere quello che nel corso della campagna elettorale ha perorato e ha affermato. Ebbene, noi non ci stancheremo, non ci stanchiamo, non finiremo mai di dirlo a tutti quanti voi che siete in ascolto: tutto questo, le 1000 euro al mese a tutti i pensionati per farli uscire dalla povertà, i 1000 euro al mese a tutti gli invalidi per lavoro, invalidi civili, va bene? Ecco, portare i loro assegni al minimo per non essere considerati poveri e per poter avere dignità, cioè i famosi 1000 euro. Però la difesa di queste posizioni e che il prossimo Parlamento possa realmente realizzarle, da dove può venire fuori? Io affermo e ve lo trasmetto questo pensiero in maniera forte e vi invito a prenderne, ecco, a prenderlo in considerazione e a riflettere, ecco, perché è bello, tutti oggi stanno dicendo che vogliono dare ai pensionati, però chi garantisce? La garanzia vi può venire esclusivamente se noi siamo capaci di mandare in Parlamento un gruppo che difenda esclusivamente il popolo dei pensionati. I pensionati, gli invalidi, ma non una volta così estemporaneamente nel momento elettorale, ma sempre, cioè a un gruppo che abbia la visione della vita reale di chi ha lasciato il lavoro, è entrato a far parte dei pensionati, di quel mondo dei pensionati, e che ha dovuto sottostare alle angherie dei vari governi che
che non hanno mai attuato una difesa reale di questo mondo e hanno messo in crisi i sessantenni, i settantenni, gli ottantenni. Hanno voglia di dire che è aumentato la possibilità di vita delle persone in Italia, ma se non si vive bene, che la vita ci porti avanti anche per i 100 anni, i 120 anni, e dobbiamo vivere male, ma che senso ha? E allora ecco la convinzione di chi ha scelto di rappresentare il mondo dei pensionati, di schierarsi a favore del mondo dei pensionati, che inglobano le famiglie italiane, perché noi pensiamo sempre alla famiglia tradizionale italiana, e vi diciamo: è venuto il momento di difenderci. Questa legge elettorale, uno spiraglio forse lo ha creato per una rappresentanza reale e istituzionale del mondo dei pensionati, perché si vota con il proporzionale nei collegi plurinominali, circoscrizione per ogni regione, e si vota per i collegi uninominali, dove si scanneranno, ecco, i signori che oggi in Parlamento la fanno da padroni. E allora noi diciamo che in questo ambito abbiamo lavorato in questi 7-8 giorni e continueremo a lavorare nei prossimi 7-8 giorni per creare le condizioni di ovviare a quella famosa raccolta di firme che non ci consente di poter presentare il nostro simbolo. Noi ovviamo a questa difficoltà e nei prossimi giorni potremmo annunciarvi che abbiamo le nostre liste e che quelle liste vanno appoggiate da voi tutti, se tenete al vostro presente e al vostro futuro e al futuro dei vostri figli e dei vostri nipoti, perché senza, ecco, la sapienza, la capacità, la generosità, l'esperienza di coloro i quali hanno raggiunto l'età della pensione dopo un impegno lavorativo che è durato 30, 40, 50 e talvolta anche 60 anni, ecco, noi realmente siamo quelli che possono assicurare questo futuro. E allora certamente non siamo velleitari, non pensiamo di doverlo fare da soli, noi staremo dalla parte di tutti coloro i quali diranno sì all'impostazione delle politiche sociali che noi intendiamo portare avanti, e come primo punto far uscire tutti i pensionati dal mondo sommerso della povertà. Questo è il primo obiettivo. Quindi le pensioni a 1000 euro, le invalidità civili a 1000 euro, per far vivere degnamente questa grande, grossa parte del popolo italiano che è pensionato e che è invalido e ha bisogno di difesa. Noi ci vedremo nei prossimi giorni, amici telespettatori, portandovi delle notizie, perché io oggi è venerdì, questa trasmissione viene registrata oggi venerdì. Ebbene, noi domani, dopodomani, ecco, saranno giorni non festivi per noi, ma incontreremo gruppi politici di tutta l'Italia per metterci nelle condizioni di poter realizzare questo nostro impegno, questo nostro sogno di poter portare i pensionati nelle istituzioni. Quindi ci vedremo con la prossima trasmissione e mi auguro di potervi dare nel corso della prossima trasmissione, che presumibilmente andrà in onda lunedì, quindi voi ascolterete questa nostra registrazione per oggi venerdì 12, domani sabato 13, domenica 14, e poi lunedì, se ci sono delle novità forti, noi andremo in onda con la nuova nostra trasmissione, dove vi parteciperemo e vi diremo che cosa fare da lunedì in poi per creare le condizioni per ottenere un risultato positivo che consenta ai pensionati di rappresentare il mondo dei pensionati nel Parlamento nazionale, alla Camera e al Senato. Buona serata. Vi ringrazio per l'ascolto, arrivederci.
lavoratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, terrenche più, evasori legalizzati.